Questa mattina alle ore 10.15 è scattata l'esercitazione interforze coordinata dalla Capitaneria di Porto di Roccella Ionica, guidata dal comandante, il tenente di vascello Antonino Indelicato, con la collaborazione dell'Associazione di Volontariato Ollus Misericordie e la Protezione Civile Ionica, presieduta da Pina Logozzo. L'obiettivo è quello di mantenere in allenamento gli uomini ed individuare eventuali criticità durante l'intervento. All'esercitazione hanno anche partecipato i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, i sanitari del 118 dell'ASP di Reggio Calabria ed i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno, coordinati dal caposquadra esperto Fabio Maragucci. L'episodio simulato è avvenuto a bordo di un peschereccio, dove due donne a causa di un incendio sono rimaste gravemente ustionate. È scattato subito l'allarme, la capitaneria di porto ha allertato protezione civile, sanitari ed altre forze dell'ordine. Nelle immagini vedete l'arrivo delle ambulanze dopo circa 15 minuti dalla chiamata e quello dei pompieri con i carabinieri dopo circa 20 minuti. Soddisfatto dei tempi e dell'intervento il comandante della Guardia Costiera, Antonino Indelicato. Oggi abbiamo simulato un'esercitazione antincendio, un'esercitazione che noi facciamo una volta, almeno una volta ogni 6 mesi, e serve per andare a verificare se il sistema del soccorso funziona, quindi andare a vedere se ci sono delle falle nel sistema, appunto per intervenire tempestivamente quando poi si dovesse verificare un soccorso effettivo. E quindi in questi casi noi andiamo a coordinare le operazioni di incendio, ma ci avvaliamo di altri soggetti tecnicamente più esperti nel settore per andare poi ad effettuare le operazioni vere e proprie di spegnimento dell'incendio. Serve il tutto anche per testare la macchina del soccorso, vedere i tempi di reazione e se nell'organizzazione del soccorso stesso ci possono essere delle situazioni da andare a migliorare. I tempi di reazione diciamo che sono stati più che accettabili e sono intervenuti i nostri mezzi che sono qua presenti in porto per effettuare una prima operazione di spegnimento dell'incendio da mare, poi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato la vera e propria operazione di spegnimento dell'incendio e in più sono intervenuti le associazioni di volontariato e di protezione civile nonché i carabinieri per effettuare quelle operazioni di istradamento e di ed eventualmente di allontanamento di curiosi o di frequentatori che possono trovarsi nell'immediatezza del fatto nello scenario delle operazioni. In ogni operazione di soccorso, come in questo caso di incendio, non possiamo dire quali sono i rischi a priori. Sicuramente noi possiamo andare a testare che effettivamente tutti i soggetti che devono intervenire sono intervenuti in tempi più che accettabili. Consideriamo che i vigili del fuoco arrivano da Siderno e quindi dobbiamo dargli il tempo di percorrenza. I nostri mezzi sono qua in porto e possono intervenire immediatamente, come i mezzi della protezione civile o eventualmente i mezzi sanitari del 118 hanno anche loro i tempi di percorrenza, però nonostante tutto sono intervenuti in tempi più che soddisfacenti. Alla fine i soggetti feriti sono stati trasportati in ospedale tramite 2 ambulanze e l'incendio a bordo del motopeschereccio è stato domato dai vigili del fuoco congiuntamente ad una motovedetta della Guardia Costiera.